caro saluto ai giovani che pregano il rosario su TV Padre Pio. Questa sera le intenzioni di preghiera sono rivolte a coloro che nella Chiesa sono i teologi, coloro che indagano il mistero di Dio, ne illuminano alcuni aspetti per aiutare il popolo santo di Dio a conoscere il volto del Padre manifestato in Cristo e rivelato nello Spirito Santo. La mia vocazione alla teologia nasce di pari passo alla vocazione alla vita consacrata, verso l'età dei 17 anni, quando per la prima volta mi è capitato di sentire che l'amore di Dio non era solo l'amore di un padre, di un amico, ma l'amore di qualcuno che è capace di colmare pienamente la sete d'amore che abita il cuore di un adolescente, di una ragazza di 17 anni. E lì, contemplando in quella occasione, durante un ritiro di preghiera, contemplando la natura, la bellezza del creato e pregando il Salmo 8, quando il salmista dice: che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi di lui? Perché ti ricordi di lui? Che cos'è il figlio dell'uomo? Perché te ne curi. E lì appunto ho realizzato che se tutto quello che Dio ha donato all'uomo e alla donna è così bello, quanto più siamo belli noi e preziose le nostre vite agli occhi del Padre, agli occhi del Creatore. Questa intuizione, questa ispirazione è stata così incisiva nel mio cuore che mi ha permesso di dilatarlo all'azione di Dio e di sentire che la mia vita mi era stata data per vivere in Lui, per Lui, con Lui. E così è iniziato tutto un cammino di discernimento, di verifica, di ascolto, un cammino animato dal desiderio di conoscere il Signore, di approfondire la conoscenza di Lui, del suo amore, di conoscere la Chiesa e tutti i suoi tesori, il grande deposito della fede, di coloro che ci hanno preceduto, di coloro che sono stati appunto gli apostoli del Signore, testimoni della risurrezione, testimoni dei prodigi compiuti da Cristo, coloro che hanno compiuto grandi opere nel nome di Gesù, la storia dei santi, la storia di tutti coloro che hanno edificato con la loro vita, con il loro amore, la loro fede, la loro speranza, la comunità ecclesiale, la Chiesa. E così a 19 anni, subito dopo la maturità classica, è iniziato un altro travaglio dentro di me, quello di intraprendere un percorso di studi che mi permettesse in qualche modo di crescere intellettualmente, ma soprattutto di continuare a conoscere il Signore, a entrare sempre di più nel mistero del Dio Trinità d'amore e di conoscere sempre di più la Chiesa, toccata da questo passo di San Paolo nella lettera ai Filippi, agli Efesini, al capitolo 5. Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei. Una Chiesa che è santa e peccatrice al tempo stesso, ma che è così amata. Così come l'umanità. Il mio desiderio era anche quello di conoscere di più la cultura, la letteratura, i vari modi di espressione dello spirito umano, convinta appunto che la grazia suppone la natura, ma anche la cultura, perché Dio ha scelto di rivelarsi al mondo, assumendo la storia di un popolo, gli usi e i costumi, acquisendo le categorie grammaticali di un popolo. E allora è iniziato questo travaglio che mi ha portato a scoprire, quasi potremmo dire un po' in modo provvidenziale, in una cappella, un dépliant dell'Università Cattolica di Brescia, dove vi era la descrizione dei corsi di teologia. Quindi leggevo questa descrizione, leggevo il nome di questi corsi: Cristologia, storia della Chiesa, diritto canonico, ma soprattutto Sacra Scrittura, Trinitaria. E il mio cuore respirava, palpitava. E così, quasi che la mia vita si ricapitolasse tutta in quel momento, ho sentito che il Signore mi chiamava. Non solo a consacrare la mia vita a Lui, ma anche a fare in modo che questa vita fosse uno spazio di manifestazione del Signore
attraverso gesti, innanzitutto attraverso anche parole. E quindi la via dell'evangelizzazione come annuncio gioioso della parola, come testimonianza dell'opera di Dio nella mia vita, ma anche come insegnamento, comunicazione ordinata, potremmo dire, della fede, che mi permettesse di rendere ragione della speranza che era sbocciata, germogliata e cominciava a portare i suoi frutti nella mia vita. Per cui il cammino del discernimento vocazionale, quello della coltivazione interiore attraverso lo studio della teologia, sono andati di pari passo, e quindi l'anno in cui ho ricevuto la consacrazione dalle mani del mio vescovo Michele Secce, allora vescovo di San Severo, il 25 novembre del 2001, festa, solennità di Cristo Re, avevo appena cominciato, avevo appena intrapreso gli studi biblici al Pontificio Istituto Biblico, con questa grande gioia nel cuore di poter sondare un po' di più attraverso gli strumenti dell'esegesi scientifica, attraverso l'esperienza dei miei docenti, dei miei insegnanti, ma soprattutto attraverso quella lettura sapienziale, amorosa della parola che molti testimoni della parola mi avevano trasmesso a partire dalla mia famiglia, da mia madre, mia nonna, il mio padre spirituale, tante altre figure di testimoni, il mio parroco, che mi hanno comunicato la bellezza della parola. E quindi, dopo aver ricevuto questa unzione spirituale nuova attraverso la consacrazione, la Consecratio Virginis, ecco, ho iniziato parallelamente questo studio della Sacra Scrittura, che appunto è un ulteriore dono che il Signore mi ha fatto e che mi ha portato oggi a insegnare teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana, in qualità attualmente di professore straordinario nella facoltà di Missiologia, con anche un servizio reso ai seminari di teologia, seminari biblici del primo ciclo di teologia e anche presso un centro presente in Gregoriana, il centro Alberto Hurtado, che si occupa di fede e cultura, attraverso un percorso chiamato Macrotomia, dove appunto insegno l'introduzione alla scrittura e al Primo Testamento. E la teologia è un dono, è una grazia, è un teologo, una teologa, sono, come dire, siamo chiamati a vivere questo dono di fare la teologia con lo stupore dei piccoli, come proprio ha detto Gesù nel suo giubilo, inno di giubilo al Padre: ti benedico, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose agli intelligenti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. A fare la teologia pregando. I padri parlavano della teologia in ginocchio, teologia pregando, cioè vivendo nella fede questo sondare, questo immergersi nelle profondità del mistero della pericoresi divina, della mutua inabitazione dell'essere delle tre persone della Trinità l'una dentro l'altra, nell'atmosfera dell'amore. Fare teologia è anche appunto farla rivolgendosi ad un tu. Mio Signore, mio Dio, studiare, fare ricerca, sentendosi appunto attratti dalla bellezza di un Dio che si è fatto uomo, si è fatto come noi e che appunto ha assunto pienamente la nostra condizione umana. Mio Signore, mio Dio. E poi fare teologia significa anche vivere questo compito, questo servizio, questa diaconia nella Chiesa ecclesialmente, insieme, non da individui isolati, ma appunto lavorando insieme, leggendo insieme i segni dei tempi e insieme ascoltando quella parola che lo Spirito ogni giorno consegna alla sua Chiesa. Pregate per noi perché possiamo essere davvero sempre più aperti all'azione dello Spirito, possiamo dilatare il cuore per sentire anche il movimento di crescita e di maturazione dello studio teologico e possiamo rimanere sempre fedeli
a questo Dio che ha fatto alleanza con un popolo e che vuole che noi viviamo profondamente immersi e battezzati nella fede del popolo santo di Dio. Grazie.